Hai paura di morire? Hai terrore della morte? Ebbene, forse non sai che in realtà hai paura di Dio. E sai perché? Perché la morte nasconde ciò che vi è dietro e nessuno sa che cosa ci sia dietro. Perché la morte è una porta che si apre su ciò che è sconosciuto. E la morte ha a che fare con Dio. Dio è il totalmente altro, è lo sconosciuto per eccellenza. Molti addirittura negano la sua esistenza proprio perché non l'hanno visto. Vi ricordate quando la navicella spaziale russa portò per la prima volta un uomo nello spazio? Quell'uomo, Yuri Gagarin, disse: "Sono entrato nello spazio, ma Dio non l'ho visto". E tu? Hai visto Dio nello spazio che si apre davanti a te quando c'è un'incognita sul lavoro? Quando si apre uno spazio sconosciuto in quel lato oscuro del carattere di tuo marito o di tua moglie? Quando si apre come una voragine quella crisi terribile di tuo figlio che non riconosci più? In questo spazio nel quale oggi sei obbligato ad entrare, potresti dire di vedere Dio? Oppure, come Yuri Gagarin, anche tu dici: "Sono entrato nello spazio, ma Dio non l'ho visto". Dio, come la morte, sconvolge la nostra vita. Entrambi ci mettono in una situazione nella quale non abbiamo più il controllo di noi stessi, della nostra vita e delle altre persone. Dio, come la morte, crea sempre una cesura tra le nostre sicurezze e la precarietà, tra quello che conosciamo, quello a cui siamo abituati e dove ci possiamo muovere con una certa sicurezza e un mondo sconosciuto, oscuro, di cui non abbiamo il controllo. Che è esattamente ciò che aveva provocato Gesù nei giudei che appaiono nel Vangelo. La paura di perdere le proprie certezze, il proprio potere e le proprie sicurezze avevano spinto quei giudei a tramare contro Gesù, a volerlo uccidere. Come noi erano schiavi della paura della morte e quindi avevano paura di Dio, l'unico che ha il potere di sconvolgere le nostre vite perché è l'autore della nostra vita e quindi della nostra storia. Come quei giudei, anche noi non possiamo sopportare un Dio che si impiccia delle nostre cose sconvolgendole. E in qualche modo dobbiamo metterlo fuori dalla nostra vita. E di fatto lo facciamo, anche se indirettamente. Facciamo fuori la persona che c'è accanto, che ci disturba, cerchiamo di cambiare le situazioni ingannando perché si volgano a nostro favore, eccetera. Ma coraggio, perché questa paura della morte può essere vinta. E può essere vinta soltanto se impariamo a conoscere Dio. Chi conosce Dio sa anche ciò che c'è oltre la morte. E come facciamo a conoscere Dio? Ce lo dice Caifa: è meglio che un uomo muoia per tutto il popolo, è meglio che Gesù muoia per tutti noi. Ecco, nella morte di Gesù per te e per me possiamo conoscere Dio, perché Gesù Cristo con l'amore ha illuminato ciò che c'è oltre la morte, l'amore che concretamente cambia il nostro cuore, che ci fa persone nuove, libere dalla schiavitù del peccato. Allora coraggio, perché proprio sperimentando nella Chiesa il perdono di Gesù Cristo e il suo amore nella nostra vita, potremo entrare nella morte che fa paura a tutti, perché noi sapremo ormai che cosa c'è oltre la morte. Ci entreremo e potremo dire: "Sono entrato nella morte e ho visto Dio".